Ti dovrei cambiare, non puoi entrare in sala parto vestito così. Perché no? Voglio che mio figlio veda da subito che suo padre è un uomo elegante. Che stupido che sei. Benvenuta, signora Grossi. È già tutto pronto, la dottoressa la sta aspettando. Ci siamo quasi. Spingi ancora un po', Monica. Sei stata bravissima. Dai, Monica. Coraggio. È un aspetto bellissimo. Sano. È sano. Sano e bello come voi. Bravissimo. Vittorio Junior. Che poi, se ci pensi bene, è come Vittorio J.R. Sì, ma mica siamo a Dallas. E voi non siete petrolieri. Beh, però non siamo nemmeno dei cafoni. Anche perché Rino è oggettivamente brutto. Vitto sembra Vitto e alloggio, non si può fare, no? Io lo chiamerò sempre per intero. Vittorio. E voglio che lo facciano tutti. E se poi lo confondono con mio padre? Se lo confondono, manderemo questo piccolino al consiglio d'amministrazione a decidere le sorti dell'azienda. Tanto prima o poi sarà così. Effettivamente. Avanti. Signora? Sì, sì, lo so che è ora. Ma ti vuoi accompagnare il piccolo al nido che... Ma certo. Mi sa che è meglio se io mi riposo un po'. Oh, attenzione. Ecco qua. Attenzione alla testa. Arrivo subito. Tu riposati, eh? Sì. E ci vediamo domani mattina prestissimo. Sì, porta anche Sara. E dalle tanti, tanti baci. Stasera non voglio che sia gelosa. Ma certo che te la porto. E mica solo Sara, ti porto papà, mamma, Riccardo, Barbara, personale al completo. Che meraviglia. Dormi bene, ci vediamo domani mattina. Ciao. Vittorio? Dov'è il mio bambino? È qui, signora. Oddio. No, scusate, so che sono più stanca di quello che pensassi. Riposati. Ci vediamo domani. Aiuto. 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 Eva, per favore, chiami il dottor Novelli. Dove sono? Chi sei? Sono la dottoressa Caterina Liguori. Signora Grossi, il suo bambino sta bene. Voglio vederlo. Lo vedrà. Lo vedrà. Mi dica una cosa. Qual è l'ultima cosa che ricorda? Mi sono addormentata. Intende dire la nascita di suo figlio Vittorio? Si è svegliata, signora Grossi.
Come è svegliata? Cosa mi è successo? Signora Grossi, non si spaventi. Suo figlio Vittorio è nato 8 anni fa. L'amnesia è una conseguenza naturale di quello che le è successo. È normale che non ricordi. Aiuto. 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 Chi sparge il sangue di un uomo, per mezzo di un uomo il suo sangue sarà sparso. Perché quale immagine di Dio ha egli fatto l'uomo? In quanto a voi siate... Hanno chiamato dalla clinica. Si è svegliata. Monica, si è svegliata, a quanto pare sta bene. Buongiorno, nonno. Cosa succede? Perché questo silenzio? Mamma si è svegliata. Sì! Che bello! Sono state tutte le nostre preghiere, nonno. Quando torna a casa? Che bello! Che gioia! Io non ricordo nulla degli ultimi anni. Perché sono ricoverato. Lei è qui per un trauma cranico. È stata investita mentre apriva un cancello. Il cancello della sua villa sul lago. La villa di mio marito, sì. E quanto? Sarà meno 4 di... 4 mesi fa. Lei è arrivata qua in stato di incoscienza. Allora l'abbiamo operata e poi è entrata in coma. Signora Grossi, lei non deve stancarsi. Si è appena risvegliata. In questi casi... Ma io non voglio riposare. Io non vi credo. Voglio vedere i miei figli. Perché mio marito non è qui? Abbiamo chiamato la sua famiglia. Stanno arrivando. Perché vi guardate? Ma perché dobbiamo procedere per gradi, signora Grossi, ma senza paura. Allora, vediamo. Signora Grossi, lei quanti anni ha? Quasi 30. Adesso lei ha 38 anni, ma non si spaventi. Vedrà che presto ricorderà tutto. Ora lei deve solo riposare. Ricorderà quando sarà il momento. A proposito... È una fase transitoria. Non abbia paura. Si fidi di me. Tesoro, cosa stai facendo? No, niente. Me lo vuoi dire? È lui che voglio che torni, non lei. Lo so. Ma non devi parlare così. Thank you.
Grossi, che cosa sta facendo? Lei non si può muovere. Lei deve rimanere a letto. Perché sono sola qui? Dov'è la mia famiglia? Ha ha ha.